Dal campo alla tavola, la valorizzazione dei prodotti agricoli al centro della stazione Storia dei Campi. Ospite di Enzo Gambino è Marco Fasoli, docente ICIF, Alta Scuola di Cucina di Castiglione d'Asti. Dal campo alla tavola, ecco l'argomento di oggi. Con noi il professor Marco Fasoli, l'istituto ICIF, una scuola superiore di cucina. Ma vediamo con un filmato di che cosa si tratta. Professor Fasoli, abbiamo visto delle cose meravigliose, ma che cos'è che caratterizza questa scuola che, come abbiamo visto, ha un'espressione internazionale, ha delle sedi sparse su tutto il mondo? È un'eccellenza italiana questa. Beh, innanzitutto saluto tutti gli utenti, è un piacere essere con voi per poter parlare non solo della nostra scuola ICIF, che vuol dire Scuola Internazionale di Cucina, dove noi accogliamo chef da tutto il mondo per riuscire a esprimere ancora meglio la cucina italiana nel mondo. Ecco perché le diverse sedi che ci sono nel mondo servono proprio per promuovere innanzitutto quelli che sono i grandi valori italiani della cucina. Professor Fasoli, ma lei all'interno occupa uno spazio importantissimo, quello che riguarda l'abbinamento della cucina ai nostri oli italiani. Quanto sono importanti gli oli in una moderna gastronomia? Questa è una domanda veramente molto bella, perché come dico sempre agli studenti, l'olio extravergine d'oliva non è un ingrediente, è l'ingrediente, in quanto è l'unico ingrediente che riesce ad armonizzare tutte le materie prime che noi utilizziamo. Ricordo che abbiamo migliaia e migliaia, decine di migliaia di ricette certificate italiane con olio extravergine d'oliva. È un elemento indispensabile per nobilitare i piatti. Ecco, oggi l'olio sta riscoprendo
una terza giovinezza, perché è un prodotto antico ma sempre sempre ipermoderno. Oggi poi con l'attenzione particolare del disciplinare abbiamo degli oli veramente incredibili. L'olio è fonte di storia e di sapere, ha accompagnato la storia dei, diciamo, dei consumatori italiani, la storia dell'uomo. Ricordo sempre che la cucina mediterranea è anche patrimonio dell'UNESCO. Questo anche incide molto su quelle che sono le materie prime particolari, come l'olio extravergine d'oliva. Quindi sono molto felice di poter coordinare questo gruppo di lavoro che si basa proprio su questa tipologia di prodotto. Ma l'olio extravergine di oliva, professore, fa bene alla salute? Quanto è importante per mantenerci in forma? L'olio extravergine d'oliva è il più grande antiossidante che abbiamo in natura. Non ho neanche il tempo tecnico per elencare tutti i benefici che dà la salute. Teniamo conto innanzitutto, visto che parliamo di cucina, della cosa più importante, la digeribilità. E questa non è una cosa banale. Oggi si pranza spesso fuori, si cena spesso fuori, quindi utilizzare l'olio a tavola è sicuramente un aiuto per il nostro organismo, che ben recepisce e armonizza perfettamente questo straordinario prodotto. Elenco anche, se vogliamo, anche altri benefici del nostro extravergine d'oliva italiano in particolare, perché è talmente ampia nella scelta delle cultivar, quindi delle tipologie di olive che abbiamo in Italia, che ricordo sono più di quasi 800 cultivar diverse, che dà una varietà incredibile ai piatti. Quindi io direi gusto, cucina e salute. Si può considerare allora, professore, che per ogni piatto ci vuole un olio particolare? Ma su questo punto voglio essere molto chiaro: se sbagli l'olio, sbagli il piatto. Questa è la cosa fondamentale, quindi bisogna conoscere le materie prime. Io dico sempre agli studenti: è inutile prendere una ricetta senza conoscere gli ingredienti che si usano. Prima di tutto, quindi, facciamo un avanzamento di scuola proprio per capire esattamente come si degusta l'olio extravergine d'oliva, perché solo degustandolo possiamo già avere un'idea di dove utilizzarlo. È fondamentale, perché o riusciamo a trovare l'olio corretto per i nostri piatti, oppure sbagliamo completamente il piatto. E l'Italia, professore, può darci queste espressioni di tanti oli per i tanti piatti? Ha parlato di varietà e ci ha messo in un campo una notevole presenza di cultivar di olive. E da queste olive quanti oli se ne traggono? E questi oli come entrano all'interno delle cucine dei consumatori? Qui entriamo in un campo veramente ampio, perché non tutti gli oli sono uguali. La serietà del produttore innanzitutto, la materia prima come elemento fondante, anche perché ricordiamo che l'olio è un olio alimentare ottenuto dalle olive, ovvero i frutti dell'olivo. Se noi dovessimo ridurlo in una parola, è un succo di frutta. Come tale va trattato. Ecco che quindi la frutta deve essere in questo caso qua sana. Partiamo da questo concetto. E quindi se poi lo analizziamo l'olio, avremo, se fatto bene, maggiori polifenoli, maggiori vitamine, maggiore, diciamo, ampiezza sia aromatica che gustativa, che va a nobilitare la cucina. L'Italia è il più grande serbatoio di differenze cultivar nel mondo ed è incredibile questa cosa, ed è una cosa che va nobilitata. Io cerco proprio di rafforzare, di dimostrare ai ragazzi e agli chef quanto è importante andare a conoscerlo, perché non basta utilizzare l'olio extravergine d'oliva, andiamo a capire chi lo fa, andiamo a capire come lo fa, e questa è la differenza sostanziale. Con il professor Marco Fasoli oggi abbiamo scoperto che l'Italia ha un'eccellenza dal campo alla tavola, data dall'olio extravergine di oliva, ma abbiamo anche una importantissima scuola che può essere il fiore all'occhiello non solo per l'Italia, ma del mondo intero. Grazie e a risentirci. Grazie a voi, a presto.